Si è dimesso oggi Stefano Mandelli, componente del consiglio di amministrazione dell'azienda municipalizzata AMSA di Arco. Il motivo è il mancato confronto con AMSA in merito al progetto legato al business dei matrimoni messo in piedi dal comune. A suo dire, la municipalizzata arcense non ha avuto nessun ruolo decisionale nell'elaborazione di questa iniziativa. Ma il punto fondamentale dell'abbandono del consigliere è il messaggio implicito dato dal logo, che strizza l'occhio alle unioni gay con l'illustrazione che mostra due papillon. Sentiamo il consigliere. E qual è il motivo delle sue dimissioni? Principalmente riguardano, diciamo, un progetto che sta sviluppando il Comune di Arco in concerto con AMSA. E in particolare si chiama Wedding in Arco. E, diciamo, AMSA si occupa di tante cose, ma è stata chiamata a dire la sua su questo progetto, e almeno così doveva essere nelle intenzioni quando discutevamo con la Giunta, in particolare con l'assessore competente, il vice sindaco. E ci è stato chiesto appunto di essere il braccio operativo di questo progetto. AMSA nelle sue possibilità, nelle sue insomma, funzioni ha dato la disponibilità, però ha chiesto di essere parte attiva di questo progetto. Diciamo, abbiamo chiesto che AMSA potesse gestire, però anche dire la sua. E in questo, diciamo, è mancato forse qualcosa nei vari passaggi. E quando noi, diciamo, abbiamo inteso, in particolare io, dare un taglio diverso a quello che era il progetto, inizialmente c'è stata disponibilità da parte della Giunta, ma nello stato di fatto siamo stati resi, diciamo, partecipi solo delle scelte già definite. E quindi di fatto abbiamo fatto un po' la parte di chi ratifica delle decisioni non proprie. E nel momento in cui, insomma, mi sono seduto al CDA di AMSA, l'ho fatto con, insomma, entusiasmo, e pensavo di poter essere, insomma, parte attiva su tanti progetti che sono stato. Su questo, insomma, non sono riuscito, diciamo così, a dare un taglio al taglio che avrei voluto. Siccome, diciamo, ritengo che il discorso matrimonio sia un discorso molto importante e che, diciamo, sottende politiche sociali e anche familiari molto, molto, insomma, delicate, ho preferito lasciare l'incarico nel momento in cui il taglio dato proprio alla gestione del matrimonio non rispecchiava, insomma, le mie aspettative e le mie convinzioni. Su questa attività, insomma, siamo stati chiamati a gestire, però anche, diciamo, a dire la nostra su un progetto. Diciamo che su un argomento così delicato non può essere solo il denaro a dire la sua. Ecco. E la tua idea di matrimonio quale sarebbe stata? Ma principalmente il matrimonio io lo vedo solo, diciamolo, tradizionale, nel senso che io concepisco la famiglia come l'unione tra un uomo e una donna, in potenza, diciamo, aperta alla procreazione. Questa per me è la definizione di famiglia che dovrebbe essere, diciamo, anche promossa. Il matrimonio sottende politiche sociali, sottiene tante cose. Ed è un dato di fatto che adesso ci siano anche le unioni civili. Io non entro in merito, anzi non ho mai chiesto, non ho mai preteso che AMSA rifiutasse questa cosa. Noi dobbiamo stare dalla parte della legalità, dobbiamo rispettare le leggi, e ci sono nuove unioni civili, nuove unioni di fatto, ma questo a me andava benissimo, non ero contrario a questo. Il contrario, la mia contrarietà è nella promozione. Noi nel momento che facciamo una scelta decidiamo cosa vogliamo proporre, qual è il prodotto, il logo rappresenta il progetto. Secondo me è un logo anche abbastanza discriminatorio, perché si riferisce, o meglio, si propone per un matrimonio, diciamo, esclusivamente omosessuale, quindi secondo me è discriminatorio nei confronti della famiglia. Sono state fatte delle scelte e noi non abbiamo potuto dire, diciamo, più di tanto la nostra, e nel momento che mi sono trovato in disaccordo ho preferito lasciare.